Bologna. Un viaggio tra i centri italiani che si occupano di amiloidosi cardiaca non può che partire da qui. Da oltre 30 anni, infatti, l'ambulatorio amiloidosi del Policlinico Sant'Orsola Malpighi costituisce un vero e proprio punto di riferimento, a livello locale, nazionale e internazionale, per la diagnosi e il trattamento di questo gruppo di patologie. Mediamente ci sono circa 300 pazienti anno, suddivisi poi a seconda delle varie forme, forme da transtiretina mutata, senile o forme di amiloidosi AL. Effettuiamo in una settimana circa 15-20 prestazioni, di queste mediamente due o tre sono nuove visite, quindi sicuramente il volume è un volume che è in crescita, per quanto riguarda soprattutto le prime valutazioni che sono finalizzate, oltre che ad una diagnosi di certezza, anche a valutazione per nuove terapie ora disponibili per il trattamento, come dicevo appunto, soprattutto per la forma da transtiretina. Uno dei punti di forza del centro, mi spiegano, è la possibilità per i pazienti di entrare in contatto con specialisti diversi nel corso di una singola visita. Il paziente fa prima la valutazione magari cardiologica e viene immediatamente, passa immediatamente dalle mani del cardiologo alle mani del neurologo, in modo che ci sia modo di confrontarci direttamente sul singolo caso. E l'altra cosa che abbiamo cercato di mettere, che abbiamo messo in piedi, è anche quello di sfruttare al meglio tutti i nostri sistemi informatizzati, per cui avere un'uniformità di questi, e i referti sono caricati sulla stessa piattaforma, e se c'è necessità di ulteriori approfondimenti, il paziente esce dall'ambulatorio già con la data fissata per gli esami strumentali necessari, vedi per esempio la necessità di un'elettromiografia piuttosto che di una scintigrafia. Al di là della prenotazione singola dell'indagine, si è creata una rete personale e interpersonale con i colleghi, per cui ogni volta che un collega ha un sospetto chiama direttamente il medico nucleare e si interfaccia per capire quale può essere l'esame migliore da eseguire. E questo permette di attenzionare ogni singolo caso in modo tale che io so ancora prima che arrivi il paziente se devo effettuare delle acquisizioni ulteriori rispetto alla semplice indagine planare, se devo ricorrere a metodiche diagnostiche con una strumentazione più elevata, come ad esempio la SPECT/CT. E questa rete è una rete personale che è molto facile creare in un centro di riferimento come il Sant'Orsola. Se ECG ed ecocardiografia permettono di formulare un sospetto di amiloidosi cardiaca da transtiretina, le metodiche di medicina nucleare sono invece le più utilizzate per confermare tale diagnosi. Un approccio, questo, nato proprio dalle corsie del centro bolognese. Nei primi anni 2000 si è scoperta appunto al Policlinico di Sant'Orsola, quindi il lavoro congiunto fra cardiologi e medici nucleari di questo policlinico, l'utilità diagnostica della scintigrafia con traccianti ossei. Si è arrivato poi nel corso degli anni, grazie anche a collaborazioni internazionali, a capire l'utilità unica che ha la scintigrafia, una volta esclusa la coesistenza di una gammopatia monoclonale, nel poter porre una diagnosi eziologica non invasiva. Naturalmente la scintigrafia permette di porre una diagnosi di amiloidosi cardiaca da transtiretina. Questa diagnosi va poi affinata, diciamo, con l'esame del gene della transtiretina, quindi un'analisi genetica che permette di distinguere le forme ereditarie, familiari, dalle forme wild type, quindi la cosiddetta in precedenza forma senile, quindi la forma da transtiretina non mutata. La diagnosi, tuttavia, resta uno dei problemi centrali. Dovete pensare che una patologia, che soprattutto quella wild type come cardiomiopatia, può diventare fatale anche in 3-4 anni. Di conseguenza, ed è difficilissima soprattutto la cardiomiopatia amiloidotica wild type da riscontrare.
perché non ha effetti molto evidenti e talvolta quando si tratta soprattutto di stato senile del paziente e quindi a 80 anni si pensa ad un acciacco legato alla vecchiaia. In realtà quando vi è un'amiloidosi va scoperta, questo è difficilissimo, avere un ritardo diagnostico di 1, 2 o 3 anni è molto facile, ma diventa dopo un grosso problema di salute per il paziente. Al centro di Bologna si cerca di semplificare l'intero processo attraverso una continua collaborazione tra i diversi specialisti. Questo è anche un centro che gestisce pazienti affetti da amiloidosi AL, quindi tutte le forme di amiloidosi che prevedono anche un coinvolgimento cardiaco. In modo particolare, per quanto riguarda l'amiloidosi AL, è ovvio che il responsabile del trattamento è sicuramente l'ematologo, però noi abbiamo una collaborazione stretta, non dico quotidiana, ma circa, con i nostri colleghi ematologi che ci chiedono periodicamente di rivedere i pazienti alla luce delle terapie, delle chemioterapie che effettuano e quindi valutare non solo lo stato della frazione di eiezione del ventricolo sinistro, il grado di compenso, le modifiche terapeutiche necessarie e conseguenti alla terapia che stanno facendo. Ogni settimana più o meno vediamo un paio di pazienti inviati a questo ambulatorio dai colleghi ematologi. Il paziente affetto da amiloidosi AL, quindi con diagnosi in genere, ma non sempre, di mieloma multiplo, è un paziente affetto da una malattia neoplastica, quindi necessita di una valutazione cardiologica e, laddove serve, anche neurologica urgente, anche perché poi in base anche alla valutazione cardiologica è possibile o no, in alcune situazioni, attuare il regime chemioterapico previsto dai colleghi ematologi. Competenze ed expertise che rendono l'ambulatorio amiloidosi di Bologna un punto di riferimento anche per i pazienti che vivono al di fuori del capoluogo emiliano. Cioè, noi collaboriamo tantissimo con altri centri cardiologici e neurologici della regione, prevalentemente quando vengono selezionati pazienti, per esempio, in cui è necessario fare una biopsia endomiocardica, essendo appunto questo un centro in cui vi è questa forte collaborazione con l'anatomia patologica e una facile accessibilità alla biopsia endomiocardica. Si collabora moltissimo anche quando vengono selezionati pazienti candidati a delle terapie specifiche, laddove per esempio sono qui in corso delle terapie in forma sperimentale che non sono presenti per esempio in altri centri, quindi colleghi cardiologi e neurologi ci contattano per valutare il paziente e per capire se è possibile su questo paziente effettuare una terapia mirata. 30 anni di ricerca e attività clinica hanno reso quello del Policlinico Sant'Orsola Malpighi uno dei principali centri europei per la cura dell'amiloidosi. Nel prossimo episodio, invece, faremo tappa a Napoli, presso il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania.